Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno rivoluzionario perché tra oggi e domani succederanno tantissimi eventi che potranno cambiare il corso della mia vita e quindi anche la vostra, un pochino, magari un pochino. Comunque stamattina mi sono svegliata e ispirata da questo mio maglioncino, che tra l'altro ha un colore bellissimo perché ha una punta di viola stupenda, mi sono fatta il mio primo porridge di questo inverno, perché qua in Corea sicuramente è arrivato l'inverno. Quindi mirtilli, quelli surgelati che avevo preso, che costavano un occhio della testa, porridge ovviamente, un po' di latte e un pochino di muesli e noci. Non so come farvelo vedere senza rovesciare tutto, anche questo ha un colore stupendo. Quindi mi sto godendo appunto la mia colazione. Adoro questo porridge, è lo stesso che avevo trovato l'anno scorso sempre qui in Corea, perché è piccolissimo ed è molto simile a quello della Lidl che trovo appunto in Italia. Qui c'è il signor cagnolino che si è nutrito anche lui. È vero, è stato molto bravo. Ed è super pelosissimo, è giunto il momento di un taglio. Sono molto contenta perché questi giorni sto chiudendo tante attività anche per l'anno prossimo, soprattutto per l'anno prossimo. Oggi è il 20 di novembre, per dirvi, per darvi un'idea. Ogni volta registro i weekly e poi si perdono i giorni, non so più quando era, vabbè. Comunque oggi è il 20 di novembre, siamo quasi a fine dell'anno. E per l'anno prossimo ci sono tantissimi progettini in ballo, tra cui anche una cosa che vi avevo annunciato, vi avevo detto così velocemente l'anno scorso, e quindi poi avrò modo di parlarvene meglio. Però state sintonizzati, perché se siete amanti della Corea, così ve la lascio così sospesa. Tra l'altro appunto stamattina mi sono svegliata presto, Jenna mi fa: perché ti sei svegliata così presto? E io: devo lavorare, Jenna, devo lavorare. Anche perché poi stasera alle 8 c'è il concerto di JK, dei BTS, qui in Corea. La lacrima sul viso. Ci sono state due raffle, una con l'Army Membership e una se avevi comprato il set del CD, bla bla bla. Entrambe le ho fatte, entrambe le ho perse. Grazie Weverse, sei sempre meraviglioso. Non capisco come funzionano queste cose, perché poi io vedo le stesse persone andare a questi eventi. Mi sono un po' stufata, devo dirvi la sincera verità. Sono contenta di aver sentito almeno Seven live quando era il concerto di Yoongi, quindi lo vedrò online come tutti. Mi rode tantissimo, ovviamente, perché sto qui e soprattutto sarebbe stato gratis. Cioè, sì, a parte quella di Busan, insomma. Quindi niente, sospiri profondi, piantino e si va avanti. Quindi sì, stasera c'è da fare questa cosa. Ma riguardo al makeover, i cambiamenti che avverranno, questi giorni sono stata un pochino di più a casa, perché anche il freddo, insomma, metteteci anche queste cose. E ho avuto modo meglio di pensare a come organizzare la casa. Perché, punto primo, io vivo qui da 5 mesi e ancora non ho delle tende, soprattutto in salone è un po' perché a volte, cioè, semplicemente vuoi girare, che ne so, in mutande, non posso perché le mie finestre danno sulla strada e su altri palazzi, quindi questa cosa è ancora da aggiustare, diciamo. Infatti adesso volevo mettermi su Coupang a vedere un attimino, mentre che si caricano tutte le clip sul computer e poi posso iniziare a lavorare. Però ieri sono stata appunto con il signor fidanzato e mi ha aiutata a scegliere la televisione da comprare, perché sì ragazzi, avremo una televisione. Per me non era tipo la cosa più importante da avere, quindi ho aspettato un pochino, ho detto vabbè, vediamo un attimo. E alla fine abbiamo trovato un modello della Samsung abbastanza grandino, perché sono 44 pollici se non sbaglio, che voglio mettere esattamente qui. Quindi oggi arriverà il mobiletto nuovo, perché ovviamente questo è troppo piccolo, che andrà più o meno da qui a qui e dovremo un po' spostare la cuccetta di Ami e poi appunto avere la televisione qui. Ovviamente non posso mettere la televisione, per ovvie ragioni, davanti letteralmente al divano, perché c'è la cucina e il divano non voglio spostarlo, quindi la TV verrà vista un po' di sbiego, ma vabbè, ci sta. E quindi appunto spero oggi arrivi questo mobiletto, così domani, che è 21, possono venire e installarmi la televisione, perché ho comprato il modello della Samsung, abbiamo letto, ha un sacco di recensioni positive, non costa uno sproposito, appunto ha uno schermo abbastanza grande ed è soprattutto Smart TV, dove si possono poi scaricare tutte le varie app, perché ho cercato di spiegare al fidanzato, ok, Smart TV, però alcuni sono Smart TV, quindi hanno Netflix, Prime Video, le classiche cose, ma non puoi scaricare altre app.
E io ho detto, eh no, perché se io volessi poi scaricare Weverse, Disney Plus, bla bla bla, mi serve una barra, insomma, che consenta anche le altre applicazioni. E quindi, sì, visto che mi sono sempre trovata bene con le TV Samsung, perché anche quella che ho a casa in Italia, ho detto why not? E quindi nel prezzo c'era anche inclusa l'installazione, per questo spero che il mobiletto sia carino. Poi ho lavorato molto per cercare questo mobiletto perché, come avete visto, io adesso ho questo qua piccolino e soprattutto il wifi che ha quelle antennine sopra il modem e quindi non potevo prendere un mobiletto che non avesse lo spazio per quello, perché ovviamente i fili e l'allaccio del modem stanno lì, come poi quelli della TV. E quindi, insomma, staremo un po' a vedere. Ho un po' di verdure in frigo che non voglio buttare, quindi adesso me le cucino. Tipo questi funghi, un po' un ricordo di un'estate italiana. Surimi, pomodori e olive nere. Poi mi prendo i pomodorini, li ho sciacquati, tolgo il cosino verde qui e poi ci metto le olive nere che ho sgocciolate. Non ho l'origano, altrimenti ci avrei messo anche l'origano. Mi è appena arrivato il messaggio che è arrivata la consegna. Qui non ci fate caso, ho messo la cremina per l'Isbrufolausen. E in più mi è anche arrivata la lampada, questa qui Sunset, che ho preso da AliExpress. Vediamo com'è. E questa di Kurami, che è una cosa super fake, ma non mi interessa, si dovrebbe illuminare questa tipo piccola luna di base. Ecco qui il nostro magico mobile che ora dovremo portare all'interno. Penso che prima monterò quella appunto e poi sposterò questa, perché sennò è un po' un casino. Non voglio portare tutto il pacco dentro casa perché ho pulito ieri e lo sapete quanto io sia maniacale. Ovviamente è tutto un blocco e va estratto. Non ci avevo pensato. Ok, per fortuna non c'è niente da montare, quindi dovrebbe essere facile. Questo qui è il mobile, è più basso ovviamente, grazie Ami che mi passi davanti mentre sto parlando. Il mobiletto è più basso di quello lì che ho e adesso devo anche mettermi a pulire tutti dentro i cassettini. Allora, per ora il tutto è stato disposto così. Qua ho messo il mobiletto, ho pulito tutto, ho pulito dietro ovviamente. Il modem mi sono accorta che per metterlo sotto devo staccare i cavi e farli passare in quel buchino. Aspetterò che Gianna si svegli per capire. Ma tu che cosa vuoi? Non capisco se questa situazione ti aggrada oppure no. Comunque, per mettere appunto i cavi devo staccarlo, quindi ho paura delle conseguenze e aspetterò una mano più esperta. Però ci sta bene, la misura anche va bene e quindi sono soddisfatta. La cuccetta di Ami è rimasta lì. L'altro mobiletto l'ho spostato lì, il che non è male effettivamente. Ci ho messo le bottiglie d'acqua là sotto e il bollitore e il coso del riso lì sopra. Che dirvi, aspettiamo appunto la TV domani. Però non dovrebbe essere male. Facciamo anche una prova visiva dal divano. Vedete, poi sarà così. E effettivamente non è male. Dopo questa missione, la mia ultima missione per questa casa, almeno prima di andare in Italia, perché poi io non sto mai ferma, raga. Io cambio, ogni tanto guardo, dico, cosa ci potrebbe stare bene lì, 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 lì. Come vi ho già detto, appunto, mettere le tende. Quindi cercare qualcosa che possa andare qui. Stavo vedendo un po' su Coupang e apparentemente c'è tipo un kit che te le vengono a montare a casa e c'è sia la stecca sia la doppia tenda, cosa che io voglio solamente una doppia tenda, una un po' più trasparentina e l'altra proprio oscurante. Però la volevo mettere bianca perché ovviamente se la metto grigia, come piace sia a me, magari chiude troppo l'ambiente. Quindi quando ci sarà signor fidanzato, che sicuramente capisce il coreano meglio di me, chi meglio di madrelingua, sicuramente mi potrà spiegare un pochino come funziona e nel caso appunto prima di partire faccio anche questo. Le vostre amiche sono al mercato, siamo andate da Daiso, abbiamo comprato un po' di cose come al solito ed eccoci qua, le uniche straniere in questo mercatino. Credo Gianna voglia della frutta.
verdura. Guardate che bei prezzi qua. Un sacco di verdurina. Salve, siamo tornate da Daiso, dal mercato, dai nostri giri. Le scatole di Jenna per la spedizione sono qui dietro di noi, così non deve portarci 800 valigie. Detto ciò, cosa ho preso? Rituale, tanto ormai vi faccio vedere le cose da Daiso. Abbiamo dei pad di cotoncino per struccarci, dei salva slip che sono gli unici che mi piacciono, anche se sono delle padelle. Poi cosa ho preso? Il profumino per l'armadio, la prolunga perché ho messo il tavolino lì ma non ci arriva il kettle del bollitore dell'acqua, quindi prolunga. Poi queste due barrette pazzesche, non si sa mai. Questo per il secchio della spazzatura. Questo lo devo portare alla Julix perché l'ha visto nella mia cucina e ha detto devo avere questi cosini. Mi sono ricordata appena li ho visti e li ho ripresi. Qui dentro ci sono due barattoli perché ho comprato le noci ma stanno ancora nel sacchettino, quindi mettiamoli dentro a dei contenitori. Poi questo quadruccio che è simile a quello dove ci ho messo dentro i fiori perché l'ho visto usare da una notizia su TikTok e ci metteva dentro i gioiellini quando partiva, perché effettivamente qua, essendo che è tipo sottovuoto, quando chiudi la cosa non si muove niente, quindi le collanine è una figata perché non si intrecciano. Poi le buste più grandi per il secchio perché è più grande. E poi questi per cercare di sistemare un po' la cacca di credenza. E poi sto cominciando a vedere le immagini delle persone che entrano nell'arena. Tra l'altro io sono stata in quell'arena, ragazzi, per vedere un altro concerto e devo dire che si vede particolarmente bene. Sì, non sono triste, non sto piangendo, sto bene, benissimo. Vi faccio vedere come ho cercato di sistemare. Lì ho messo le alghette e di qua ho messo i ramen e qualche alghetta che non entrava. Poi ho lavato, asciugato i contenitorini, questi qua. Le buste, queste più grandi, vanno bene in questi secchi, quindi ho cambiato tutto lì da buttare. La prolunga per il cattle, almeno faccio passare là dietro. Sono abbastanza soddisfatta, devo dire. Ora finisco di lavorare a un video, così poi lo posso pubblicare tra 2 orette più o meno. Siamo pronti. Questo è il nostro mio, mi sono fatti i miei funghi col gochujang, un'altra vi faccio vedere la ricetta. Uova, riso. Voi non capite, io non sento solo sofferenza, sento vero e proprio dolore. Sapere che c'è gente così e questo palco, cioè è come vedere, boh, io guardo Dana che sta lì. Però Namjoon è lì, la sua famiglia è lì. Niente, non si spalla più la telecamera, apparentemente. Fatto doccia, sono contentissima che questa giornata sia giunta al termine, vi giuro. È da stamattina che mi sento come un'anima persa. Vago, in balia di cosa, non lo so. Sarà che era la cosa di JK. Cioè, molte persone magari non capiscono, dicono questa è pazza. Semplice, fine. Mi ha fatto proprio male questa cosa. Sapere di stare a 20 minuti di macchina ma non poter stare lì. Lo sapete le pazzie che ho fatto per loro? Cioè, mi sono fatta viaggi intercontinentali. Quindi sapere di essere così vicina ma di non poterci essere, ma di non poterci essere per, tra virgolette, supportare, no, lui come artista e tutto. In più ho realizzato che mi serve proprio un momento per staccare un attimino, perché nella mia testa ci sono 8 milioni di pensieri. Ultimamente non ne sto facendo bene mezzo. Il fatto anche di vivere con un'altra persona per così tanto tempo e sapere che è una cosa momentanea, no? Perché poi non penso di essere una persona che ha problemi a vivere con gli altri. Però da quando mi sono trasferita qui non ho mai vissuto questa casa da sola a pieno. Mi stavo abituando, è venuta a stare con me Alessia, per ovviamente meno tempo, ma comunque no, è sempre un'altra persona. Poi se n'è andata Alessia, sono stata 2 mesi da sola, tempo che mi sono riabituata, è venuta Jen, adesso è con me da quasi 3 mesi. Quindi sento di aver bisogno di
Una pausa perché viviamo insieme letteralmente giorno e notte, ma non è perché è lei ovviamente, è proprio il fatto che io sento di dover stare sola. Sono una persona che ogni tanto sì, ha bisogno dei suoi spazi. Poi so che mi mancherà una volta che sarà andata via, quindi mi godo insomma questi ultimi momenti, anche perché mancano 2 weekend e lei se ne va. Poi dovrò andarmene anch'io e sarà anche il periodo dei vlogmas. Probabilmente i vlogmas quest'anno non saranno sempre lunghissimi, cioè abituatevi a quest'idea che faccio dei video tutti i giorni e allo stesso tempo esco e faccio cose. Ovviamente i video non potranno mai essere lunghissimi, più che altro non perché io non abbia cose da dire, ma perché mi sarebbe proprio impossibile riuscirli a montare. Quindi a dicembre sappiate che farò uno sforzo immane, perché poi sapete che verso fine di dicembre torno anche in Italia, quindi sicuramente saranno interessanti, sicuramente, però allo stesso tempo ci sarà tantissimo lavoro da fare e non mi lamento perché vlogmas sono una delle mie cose preferite. Sapere di potervi tenere compagnia tutti i giorni in qualche modo mi riempie di gioia, quindi non vedo l'ora di scoprire che cosa succederà. Non so veramente cosa aspettarmi perché tutti continuano a dirmi stiamo contando i giorni per rivederti, e le mie amiche abbiamo già il programma, andiamo qua, di là, di su, di giù. Quindi mi sento un pochino, sapete no, quella sensazione di non vedo l'ora ma allo stesso tempo ho un po' d'ansia, perché ci saranno ovviamente tante persone, tanti familiari, c'è il Natale, c'è il Capodanno, vorrei trovare anche un momento di così, no? Calma. Vi dico solo che mia madre, il giorno dopo che io arrivo, quindi jet legata, tutte cose, chi se ne frega, mi ha preso una visita dal dottore che devo fare. Più che altro è un richiamo di un vaccino, di una cosa. E mi fa, devi andare qui il giorno, qui alle ore. E io, non so neanche se mi ricordo come si guida. Però, cioè, vabbè, ci riusciremo, perché ovviamente dobbiamo riuscirci. Anche perché tornare a casa dopo 7 mesi è una cosa che non mi è mai successa. Non so come reagirò anche quando rivedrò mia nonna, mia madre, le mie migliori amiche. Tornare e lasciare qui Ami, altra cosa ancora. Che starà poi con Ross? Non lo so, molto interessante, eh? Questa vita ci riserva sempre tante sorprese. Anche il fatto di lasciare il signor Winnie qui per 3 settimane. Noi adesso siamo insieme da 1 mese, quindi è una relazione ovviamente ancora nuova. E proprio perché è così nuova mi fa strano lasciarlo subito. La mia famiglia dice perché non anticipi il volo, bla bla bla. Lui mi dice perché non posticipi il volo e facciamo Natale insieme. Poi mi fa no 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 no, però lo so quanto è importante per te, non tanto ovviamente il Natale, ma stare un po' con i miei parenti, no? Che non vedo da tanto, specialmente le mie nonne, che magari sono quelle un po' meno anche tecnologiche, con cui riesco a parlare di meno. Staremo a vedere come fare, come sentirci anche con la questione fuso. Non che io sia particolarmente preoccupata, perché già con i miei, meno male, gli orari li so. Quindi ripeto, sarà tutta un'esperienza molto emozionante. Buongiorno ragazzi, questo è quello che mi merito oggi, un fagottino da fare in friggitrice d'aria. Ecco, 160, mettiamo 10 minuti e vediamo. Allora, non mi ricordo a che punto eravamo rimasti con la questione TV non TV, forse avevo detto sì, domani arriva, cioè nella clip di poi qualche secondo fa. Ecco, non è arrivata. La situazione è ancora questa che vedete. Stamattina risveglio col botto perché appunto ho ricevuto il messaggio, che ieri ho chiamato poi l'assistenza di Kupang, per fortuna hanno anche la sezione inglese, perché continuavano a chiamarmi, ma ovviamente io non parlando coreano, mi dispiace, potevano dirmi qualsiasi cosa, che avevo solo Samsung, quindi era inerente alla TV, quindi dovevano chiamarmi per confermare le informazioni col fatto che deve venire il tecnico per installarla. Ovviamente gli serviva sapere l'indirizzo, bla 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 bla. Quindi qua non divulgano le informazioni personali così e volevano chiamare per quel motivo. Quindi ho chiamato il servizio clienti, io ho detto potete gentilmente inviargliele voi, perché sennò qua la vedo veramente dura. In teoria dovrebbero venire, non so a che ora, perché nel messaggio che mi è arrivato stamattina c'è scritto mi faranno sapere l'orario. Però stamattina risveglio col botto, anche perché messaggio della Big It, Jenna mi sveglia e mi fa Ilaria stanno andando tutti insieme, e io cosa?
Quando? Perché? Chi? Quindi alla fine Namjoon, Jimin, Taehyung, Jungkook vanno tutti insieme al militare. Io ci speravo in un world tour, sincera, di JK, perché non pensavo gli lasciassero sprecare questa ondata adesso di fama, no? Così. E invece apparentemente sì, quindi sono rimasta. Sono ancora sconvolta, non lo so, vediamo questa giornata di oggi, dobbiamo andare verso Apgujeong, verso Gangnam e fare un po' di tappe e la prima appunto per JK perché Godiva, non lo so, Jenna dice Godiva, io dico Godiva, è un negozio di cioccolato che ha fatto questa collab con JK, quindi staremo a vedere. Sono uscita, sto aspettando la metro qui nella mia porta 3-2 che è quella più veloce. Mi sono preparata in super fretta, mi sono anche piastrata i capelli ma sembro mortissima, infatti ho scritto alla mia parrucchiera in Italia perché sinceramente non mi fido di come fanno specialmente le deco qui in Corea perché hanno dei capelli molto differenti dai nostri, quindi appena sarò in Italia cercherò di tornare un po' al mio colore che vedete sta rispuntando, quindi dobbiamo fare un lavoretto, non che questo non mi piaccia, però d'inverno secondo me mi spegne un pochino troppo, col fatto anche io mi messo tutto di nero, quindi cercherò magari di schiarirlo un pochino. Sono arrivata dalla metro e devo prendere quest'auto qua che passa tra 9 minuti. Spero non ci sia troppo traffico, però non credo perché di solito il traffico a Seoul c'è nella strada che costeggia praticamente l'Air River. Quindi lì c'è sempre un sacco di traffico, è un po' come se fosse, ve l'ho spiegato un sacco di volte, tipo per chi abita a Roma è tipo il raccordo. Eccoci arrivati, è stato più semplice del previsto per fortuna, quindi aspetto Ross e poi entriamo. Però vi posso dire, lo store tutto brandizzato, io non conoscevo questo Godiva, Godiva ovviamente, non ne ho la più pallida idea. Sono soltanto una che viene attratta dal marketing, lo ammetto senza paura, però sono curiosa. Non so se scomprerò qualcosa, ve lo dico. Come sempre il fandom è sempre presente, quindi ci stavano tipo 8000 ragazze qua davanti a fare le foto con i soliti, il pupazzetto dei cookie e tutte queste cose, vi giuro, mi fanno spaccare perché la maggior parte delle volte, e se venite in Corea lo notate, ma anche in Giappone, perché la maggior parte delle fan sono coreani o giapponesi, si riconoscono perché sono molto grandi, cioè hanno un'età molto 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 alta, cioè vi parlo anche di 60-70 anni. Allora eccoci qua, è arrivata la nostra amica, stiamo dicendo una cosa grande, però è molto carino, tutto brandizzato, c'è anche un tavolino magnetico per noi, prenderò la box piccola perché già 30.000 won mi sembra un po' eccessivo, ma bisogna supportare, saranno gli ultimi soldi che spendo per il BTS, attenzione. Ecco le nostre overpriced things, un'etichettina, ma cos'è, cioccolato? Sì, cioccolato? Ah beh, almeno puoi mangiartelo. Aspettate, c'è il mega, io comincio a essere la pelata, ve lo dico, ho deciso di farmi rifrescire il mio colore. No, però aspetta, intanto metterò i cappelli, poi quando vado in Italia vado al mio parrucchiere e gli dico di farmi qualcosa. Tipo pure il cono assurdo, bravi. Vabbè, ma tu sei abituata al genere italiano. Spero gli abbiano dato tanti soldi perché neanche mi piace il cioccolato, onestamente. Di... E questo frullato. Ma è troppo peggio. Perché è un po' coso. Non è andata bene questa cosa. No, abbiamo solo buttato davvero tanti soldi. Madonna. Davvero tanto. No, 30 euro sicuri comunque. Sì. Questa vorrei tenerla, ma questa è marcia. Questo è il merch, quello che c'è anche su Weverse. Io avrei preso la borsa effettivamente, però vedendola dal vivo è gigante, quindi meglio di no. Quello è carino, il tipo il soglietto per i gioiellini. Questa è bella, però non credo che ci sia sul sito. Allora, Rosalba è tanto brava, tanto carina, ma diciamo che non è proprio bravissima con le direzioni. Allora, però cioè, ci voleva far fare un giretto a Cheongnam qua per fare un bagno di umiltà, che onestamente non fa mai male, visto che la signora con la borsetta meno costosa probabilmente aveva una Chanel. Ora andremo al posto incriminato. Se lo troveremo, stavolta è giusto, siamo sì, sicuri? Sì, ma in realtà è qui, È qui. Solo che ho sbagliato con il consonante, ok? Wolfgang. Siamo nella casa dell'amica. Dovrebbe essere arrivato cibo. Cibo.
Avevamo voglia di Shake Shack. Cibo. Eccolo qua. Questo è quello dell'amica. Ma hai assaggiato col fungo? Provalo. E delle patanze. Sono tornata a casa. Alla fine sono stata un po' con Ross. Però sono dovuta andare via. Perché domani mi devo svegliare presto e devo finire di inviare delle cose qui per lavoro a casa. Jenna non c'è perché a un certo punto ha detto io vado con Cristina. E quindi è andata con Cristina a Hongdae, cioè tutta un'altra parte. Va bene così. In tutto ciò io devo ancora assaggiare questa famosa cioccolata. Che ripeto, cioè Jenna mi ha detto che questo è un brand... In America famoso, io vi giuro mai sentito perché chi ce l'ha in Italia sicuramente non noi. Questa qui è la scatolina dei cioccolatini, 30.000 won, vi giuro non spenderò più soldi per i BTS. Voglio assaggiare questo qua, che è quello con il cioccolato bianco. Ma ragazzi, io non capisco, ma perché la cioccolata fa schifo? Cioè, a me non piace di base. Preferisco crema, tutte quelle cose un po' più fresche. Sa di cioccolato è andato male. Non lo finisco neanche. Calorie bruciate. Poi ci potevano mettere un loghetto sopra. No, hanno preso la scatola, ci hanno messo la cosa del genere che punto fine basta. Ripeto, io schiava del marketing. Domani appunto, ripeto, mi devo svegliare presto che in teoria, da quello che abbiamo capito, da quello che ha capito Gianna al telefono, quelli della TV dovrebbero arrivare alle 10 di mattina. E adesso porto Ami fuori così si dà una calmatina. Aspettate, ve lo faccio salutare un'altra volta. Aspettate, si è fatto prendere solo così. Eccolo il bimbo pelosissimo. Ma quanto sei buono. Ma anche i vostri cani hanno quell'odorino spaziale che non vi permette di non baciarli almeno per... Mamma mia, io non riesco. Dovrei fare una challenge e stare... non riesco a resistere. È come i bambini quando sanno, hanno la pelle che sta di latte. Tu di cosa sai? Tu sei di cagnolino bellissimo. Poi lui è sempre profumato. Io, vabbè, ripeto, maniaca come sono, lo pulisco mattina appena si sveglia, allo spazzolo, e appena lo porto fuori ovviamente non fa due passi, a lui che si ferma, perché lo sa ormai, se non gli pulisco prima zampe, culetto, chiappetta, pisino, testolina e tutto quanto, ma è sempre profumato, è sempre un bambino tutto profumatissimo, sembra anche un clown. Sì, guardati con tutta la boccuccia bianca. Che poi domani mi vedo anche col signor fidanzato, perché apparentemente questo weekend lui non c'è perché deve fare il kimchi con la sua famiglia. Se vi stavate chiedendo com'è stare con un coreano, questo sicuramente il kimchi sarà un problema. Il kimchi sarà sempre una priorità. Magari un giorno lo farà fare anche a me, perché io questa cosa la devo ancora scoprire. Questo cacchio di kimchi, come si fa? Vedo le ricette, ma con le mie mani non l'ho mai fatto. Vorrei farlo. Allora, buongiorno ragazzi, finalmente abbiamo una TV, come avete visto dalle immagini. È venuto un ragazzo molto carino, cercava di parlarmi un pochino in inglese, perché ripeto, io alcune parole le so, però se cominci poi, specialmente le parole della TV, neanche se me lo dicono in inglese alcune le so, quindi figuriamoci in coreano. Quindi finché ti devo dire mettila lì e il wifi sta lì, eccetera, eccetera, ci riusciamo a capire, ma comunque è andato tutto bene. Poi adoro perché entrano, fanno tutto e se ne vanno. Comunque questa è la TV, devo soltanto capire adesso come metterla, l'ho appena tutta spellicolata. Mi ha detto tasto home per il menu, la barra quella sotto. Quindi adesso devo un attimo capire e installarmi queste cose, questo è quello che dovrò fare. Tipo proviamo Disney Plus, cioè sarebbe potuto essere più grande, certo, però secondo me è così. Va bene. Intanto mi collego tutte le mie cose, così almeno sto tranquilla. Mi sono fatta mettere anche la lingua inglese. Ne approfitto della nuova TV. Ho settato tutto. Per fortuna ci sono i QR code, li inquadri col telefono, hai fatto. Comunque ne approfitto per vedere la nuova stagione di Loki. Eresia che Loki sia uno dei miei personaggi preferiti. Ancora non ho visto la seconda, però volevo stare tranquilla, rilassata. Adesso la TV... Poi appena riesco, perché il ragazzo vedevo che settava i colori della TV, però appena un attimo tranquilla che è, mi metto anche a settare i colori. Allora, è mezzogiorno passato, io mi sono fatta la mia skincare e sto aspettando che Jenna si svegli, ma non si sveglia, quindi non posso fare neanche troppo rumore. Fidanzato non si è ancora svegliato, cioè io sono circondata da persone che cioè io vorrei dormire, vorrei essere una di quelle persone che dorme.
stanotte ho dormito 4 ore. Comunque mi sono ricordata che è uscita la nuova stagione di American Horror Story, quella con Kim Kardashian, voglio assolutamente vedere. Molto molto curiosa, io strafan, lo sapete. La stagione passata non mi era piaciuta, quindi spero che questa, che è la 12, sia meglio. Nella serie Cose Random dalla Corea, perché sono andata a raggiungere il signor ragazzo e mi sono trovato un murales della Grecia. Perché c'è Santorini? Come ad esempio, perché sono fissati col piccolo principe? I coreani hanno questa cosa col piccolo principe che nessun coreano mi sa spiegare. Dicono solo è carino. Ok? Poi? Niente, perché per loro non c'è niente. Allora, prima tappa. Eccoci, a questo caffettino che ho trovato su Instagram. Guardate, hanno una cucinetta vista. Vediamo che cosa hanno mangiato. Non so perché è zero. Why zero? No sugar? Mm-hmm. Americano. Torta di carote. Oh, guardate cosa hanno fatto. Io pensavo quello fosse una persona vera. Invece no, ma cosa fanno su? Ma è un computer vero. No, sono fuori di testa. Fuori di testa. Stiamo passeggiando verso il forest. Ragazzi, l'ho portata alla bocchina di JK, io purtroppo piangendo. Perché me la stava traducendo. E aveva senso nel contesto di quello che sta succedendo. Ma non si vede un cacchio. Aspettate. Vabbè, non mi si è rovinato il make-up. Col suo giacchettino. Ci proviamo questi. Perché volevo i... Okonomiyaki. Vediamo se ho scelto bene. Per me. Ho preso il cinnamon roll. Dopo lo faccio vedere. E la baguette con... è giusto, perché why not? Allora, stiamo filando il menù. Questa cosa è super caldo, che bello! Questo è il lumicino. C'è anche maionese giapponese, l'adoro. Poi mettono tutto al centro così. E non c'è la piastra? No, il cazzo cucci che si muove! Ti prego, paura. Io l'ho fatto mettere perché comprometti, ma non mi piace. Tornata a casa, mi fa troppo ridere ogni volta che io torno, vedo Gianna che scende dal taxi e torniamo sempre allo stesso orario. Comunque, questa appunto è la bakery e vi faccio vedere cosa ho preso, perché questa è appunto la baguette con il wurstel, praticamente, non so come altro chiamarlo, il wurstel in mezzo. Ragazzi, se voi ci andate dovete prendere questo, il cinnamon roll, vi prego, quanto cacchio è bello. Io poi ho un'ossessione per la cannella, lasciatemi stare, quindi ora mi mangerò un pezzetto, non tutta, perché è grande comunque, guardate la mia mano, è grande, di questa cinnamon roll. Faccio la doccia dopo che Gianna ha finito, perché la state sentendo che adesso è il suo turno. Ah, mi ha portato fuori e penso mi godrò un po' della mia TV e finisco di guardare appunto la nuova stagione di American Horror Story. Domani c'è un evento molto carino, che appunto oggi che siamo andati a Songsu sono passata lì davanti e ho visto anche l'organizzatrice dell'evento, l'ho fermata e ho detto: tu, io, noi, che ci facciamo qui? Stiamo organizzando, stiamo settando il pop-up, tutto quanto. Quindi ho avuto un piccolo spoiler e domani devo ritornare nello stesso posto. Buongiorno ragazzi, stamattina direttamente fuori casa, sono a Tucson, che è la fermata più vicina a Seoul Forest. C'è una luce bellissima, il problema è che fa freddissimo, infatti sono completamente coperta. Ho il collo alto, il cappellino, il giacchetto quello più pesante e sto andando all'evento di Mitsune stamattina. Vado ad incontrare la mia amica, mi sono svegliata prestissimo e ragazzi a volte mi fate ridere perché io dico prestissimo e dico che sono le 10, ma voi non capite che io vado a dormire alle 4-5 di mattina, quindi c'è un piccolo problema. Comunque, a parte ciò, adesso esco qua dalla metro e mi avvio verso l'evento, dove appunto sono già passata anche ieri. Siamo arrivati, piccolo catering,
Che carino, questa è la mia cosa preferita. La nostra amica da casa, eccola. Un po' freddo, è uscita con la gonnina. E ora vediamo cosa ci espongono. Altri prodottini. Questo qua non l'ho mai provato, aspettate. Questo qua. Proveremo. Facciamo un taste test. Un extract. Questa l'hai assaggiata? Il dolce. Però è buona, sa di cremina. Sa di crema col formaggino. Devo portare. C'è anche la proprietaria del brand che la vedevo da prima che la portavano a destra e a sinistra. And they work with magazines, they work with like commercial shooting area. So they started to use our product, like especially Bean Essence. Allora sono tornata a casa, mi sono un attimo riposata e soprattutto dovevo sistemare il microonde perché mentre ero via stamattina non funzionava. E poi cos'altro? Ah, ieri non funzionava l'acqua calda, da ieri sera tutto ciò. Sistema tutto, scrivi alla proprietaria di casa, chiedi al signor fidanzato di scriverti il messaggio in coreano da inviare alla proprietaria di casa perché lei non parla una parola d'inglese. Scrivi anche all'agente immobiliare che lei è super carina, mi aiuta sempre con tutto quando ho problemi. E alla fine dovevamo soltanto resettare il monitor del calorifero, non so neanche come si chiama, della caldaia che fa sia termosifoni, quelli a pavimento, il riscaldamento, insomma, che appunto l'acqua calda. Dovevamo soltanto spegnere e riaccendere. Io ieri mi sono fatta la doccia fredda letteralmente per niente, ma comunque, a parte questo, adesso mi riposo un attimino perché poi alle 8 dobbiamo andare via. Quindi mi sono accesa il mio proiettore, ora mi sdraio un attimo a letto e poi vi faccio vedere appunto cosa facciamo questa sera. Il mio make up, tra l'altro, sarà che il freddo mantiene, ma è rimasto slay e sono passate 8, più di 8 ore. Non so perché le persone stanno mangiando del tipo Christian Teaming, ragazzi. Questa cosa mi uccide. Stiamo andando a prendere la metro. Guardate che mi trovo, il signor Kim Jong, che tra poco ci abbandona. Comunque siamo letteralmente, vabbè, questo è il club e lì c'è il Dambam, quello di Itaewon Class. E ora sto decidendo se andare verso la metro o se prendere un autobus. In realtà credo l'opzione migliore sia prendere la metro. Più che altro devo tornare a casa perché devo portare Ami fuori, fanno già meno 4 gradi e non vorrei che fosse peggio. Buongiorno ragazzi, nuova giornata con me. Mi sono svegliata tutta gonfia, tant'è che pensavo di aver avuto tipo una reazione allergica o qualcosa, perché vi giuro, si vedono ancora quanto sono gonfi, guardate i miei occhi. Quindi sto cercando di mettere dei patch. Poi la mia voce è quella che è, perché figuratevi se con questo freddo non mi veniva qualcosa alla gola. Anzi, troppo sono durata, quindi mi meraviglia. Comunque mi sto preparando la colazione. Ieri sera alla fine siamo tornati, oh, io neanche troppo tardi, come al solito. Anzi, sono anche andata a dormire prima del solito perché sono andata a dormire tipo alle 2. Mentre Jenna credo sia tornata verso le 7 di mattina. Può essere, perché mi sono trovata una chiamata su WhatsApp, una videochiamata su WhatsApp alle 7 di mattina. Quindi penso sninnerà per un bel po' di tempo e io ho due opzioni. Hanno riniziato a fare Ciao Darwin su canale 5, insomma, quindi attacco il VPN e me lo guardo sul computer, non sulla TV, perché ovviamente sulla TV non si può mettere il VPN, wow, altrimenti avrei avuto Mediaset, bla bla bla. Oppure guardare un K-drama nuovo, My Demon, una cosa del genere, vediamo, aspettate, perché mi ricordo che doveva uscire questi giorni, esattamente questo, My Demon. Lui è l'attore di Love Alarm, se non mi ricordo male, e lei è l'attrice di 21 Century Girl. Ieri sera, ragazzi, faceva un freddo, sono uscita con meno 5 gradi e vi devo dire, non era malissimo, cioè, anche perché devo portare appunto Ami, non
non era malissimo. Il problema è che io stavo parlando perché ho fatto una storia su Instagram. Sembrava come se io non stessi muovendo la bocca. Adesso fanno meno un grado. E ieri sera ho anche acceso un po' di riscaldamento per intiepidire un po'. E penso che farò così da adesso in poi. Perché stavo aspettando di capire se questa casa con il freddo sarebbe stata altrettanto fredda, perché sapete, no, a volte. E invece devo dire che mantiene abbastanza il calore. Poi io non sono una persona freddolosa, sono abituata che a casa mia i riscaldamenti appunto si accendono tipo dopo le 5 di pomeriggio, quindi ok che le temperature non sono mai così basse, però farò così e vedrò un attimo, anche perché sincera non so quanto mi arrivi poi di bolletta, quindi sono curiosa. Detto ciò, appunto, dopo vorrei uscire per andare al supermercato, che devo prendere delle cosine. Jenna poi stasera non c'è perché va fuori. E poi vorrei mettermi anche a lavorare, perché contate che io sto registrando questo video che è il 25 di novembre. A dicembre, come sapete, inizio a fare poi i vlogmas, e quindi questi giorni è per questo che sono stata un pochino più assente, perché stavo preparando tutto e soprattutto mi stavo un attimo caricando, diciamo così. Lo sapete, caricare un video al giorno sarà intensa come esperienza. Quindi stavo un attimo calcolando cosa fare, cosa non fare, bla bla bla. Vediamo, incrociamo le dita. Quindi questo è probabile che sia l'ultimo video prima dei vlogmas. Quindi ultimo video. È un po' di tempo che non faccio dei daily vlog. Come sapete, ultimamente il mio format preferito e anche il vostro è quello dei weekly, quindi dove raccolgo più cose, più giornate in un solo video. Alla fine ho deciso di vedere My Demon. L'ho trovato e adesso me lo gusto, vediamo, perché è una puntata, quindi cercherò di fare del mio meglio per capire se mi piacciono o meno, perché poi che drama sono sempre un po' particolari. Però secondo me questo qua un po' fantasy, un po' così, potrebbe piacermi. Allora, potrebbe aver fatto una cavolata, come una cosa geniale. Mi frulla questa idea da un po' di cambiare il divano. In realtà non lo farò nei prossimi mesi, forse. Non lo so, vediamo cosa succederà quando tornerò dall'Italia, con quale mentalità tornerò. Ho spostato un po' di cose. Prima il divano era qui, ok? Adesso ho messo la cuccetta di Ami, perché qui all'angolo stavo troppo in mezzo, ci inciampavano tutti, fine. E quindi ho spostato il divano direttamente qui. Mi sono detta, perché no? Puoi di certo guardare meglio la TV, poi quando metterò le tende ovviamente sarà meglio. Per ora proviamo, faccio sempre in tempo a rispostarlo e via. Solo che adesso c'è quel buco lì, per quello ho detto volevo comprare il divano e avere tipo la parte lunga del divano qua. Devo cercare un divano che abbia questa cosa. Comunque nel mentre ho messo la Live Audacity di JK, ho messo anche la lavatrice a fare con alcune cosette di Ami, e adesso tra un po' mi preparo, così esco e vado da Imart. Sono appena tornata da Imart e vi faccio un po' vedere quello che ho preso. Ho speso 86.000 won, che dovrebbero essere all'incirca 60 euro. Ho preso due confezioni di pollo, perché questo poi me lo congelo, me lo faccio, bla bla bla. I miei cracker preferiti, un po' di chips, queste, quelle al tartufo, anche queste che sono le nuvolette tipo di granchio. Poi ho preso una zucchina, due avocado, il cavolo. Qua era l'unico piccolino che c'era, perché ho visto una ricetta con le foglie, la voglio troppo fare. Poi la mia insalata solita, peperoni, stick di surimi, questa insalata qui che stava scontata, il tofu, perché voglio provarlo a fare in un modo che anche quello ho visto. Poi questi qua sono gli stick dei Minions con all'interno l'alga essiccata da mettere sopra il riso, così. Ah, ho preso anche queste patatine, sono tipo le Pringles. Poi altre patate, questa a forma di lettera, e il pollo fatto così. Questi qua che sono i miei ramen preferiti, lo sapete. Un kimchi piccolino, questo è il mio brand preferito per il kimchi. E poi due confezioni di questi soup dumplings da fare al microonde. Fine, però direi che non è male. Guardate, adesso da questa prospettiva si vede anche il signor Ami. Che ora vado subito a portare, perché sono le 7 e qualcosa adesso. Metto a posto, vabbè, tutta la spesa. E poi stasera, verso le 10 più o meno, c'è il concerto di JK, quello golden, insomma, che hanno fatto. Fanno una replica.
e quindi ovviamente me lo voglio vedere. Avevo detto che volevo vedere Charles Darwin, magari riesco a fare anche quello. Credo di sì, perché in realtà il concerto durava 2 orette, se non ricordo male, e non so adesso quanto dura Charles Darwin, devo controllare perché non vorrei proprio fare tardi, che domani mi devo svegliare e devo fare dei lavori. Da brava donnina di casa ho fatto un'altra lavatrice, mi sono preparata la cena con il pollo questo qua che ho preso, ho fatto le salsine. Qui abbiamo il white radish, sto cercando di andare con appunto sempre il VPN su Mediaset, come vedete funziona benissimo e possiamo vedere Ciao Darwin. Non lo so, conoscendo madre natura, io raga, cioè, boh. Lo so che è tutto fatto apposta, per carità, però, cioè, vedete quei viscidi che sbavano dietro a queste ragazzine, per me, boh, non lo so. Sta arrivando? Luca, forse la parte divertente, finalmente. È giunto il momento di mettere in pausa questa cosa tremenda che sta succedendo qui. E siamo pronti. Finalmente posso guardarlo sulla TV. Il riscaldamento si sta riscaldando. Infatti sono seduta per terra con il mio cuscinetto. Ho il sedere in fiamme. Ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Io come sempre vi ringrazio per aver passato questi minuti con me. Come vi ho spiegato nel corso di questo video, ci vedremo direttamente al prossimo, dove inizieranno tante avventure interessanti. Detto ciò, sono le 2 di notte, direi che è giunta l'ora di andare a dormire. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio grande. Ciao!